Amiche e amici di Rossini TV, ricomincia Masterfish, si riparte con questa seconda edizione, finalmente ci voleva. Roberta, sei contenta di essere qua? Paolo, sono felicissima, contentissima ed emozionata di questa nuova avventura. Sei contenta di essere riuscita a superare centinaia e centinaia di concorrenti che ambivano al ruolo di co-conduttore di Masterfish? Assolutamente sì, è stata dura ma ce l'ho fatta finalmente, la seconda edizione di Masterfish aspetta me, con te. Adesso devi guadagnare, devi dimostrare di essertela guadagnata la posizione e devi fare del tuo meglio. E allora, quale sarà il tuo ruolo, tu mi chiederai, e io ti rispondo senza neanche bisogno di sentire la domanda. Il tuo ruolo, cara Roberta, è quello di fare delle incursioni in cucina, andando a vedere cosa combinano i nostri chef, naturalmente sempre con le nostre telecamere, perché è lì il bello. Noi vogliamo far sapere ai nostri telespettatori che cosa succede mentre i commensali saranno qua in sala, invece li seguirò un po' io per vedere che non stiano troppo in attesa, per verificare tutto quello che serve. La nostra gara è una gara tra chef amatoriali, imperniata su piatti a base di pesce, questa è la formula, non l'abbiamo cambiata, ci piaceva questa formula, non l'abbiamo cambiata. 5 semifinali, dalle quali in ogni serata esce un finalista, e poi la grande finale a 5 che si terrà nel ristorante di Spazio Conad, e lì sarà una gara a 5 nella quale veramente ne vedremo delle belle. Ma non corriamo troppo, perché adesso fra qualche minuto cominciamo. Assolutamente sì, io sono prontissima e grazie del ruolo che mi hai dato dietro la cucina, non mi poteva andare meglio, Paolo. Io sono pronta e quindi direi che ci siamo per la prima puntata della seconda edizione di Masterfish. Teatro della prima sfida, il ristorante Settima Fila, siamo qui col proprietario che avrebbe anche un nome e cognome, però mi ha detto chiamami Piero, che tanto mi conoscono tutti così. Sì, giusto, Piero. Allora, questo ristorante si è prestato a fare da teatro a questa prima sfida, hai accolto il nostro invito, la nostra proposta, raccontaci quanto tempo ci hai pensato prima di arrivare alla sofferta decisione. No, vabbè, mi hai detto subito sì, siamo un'osteria, facciamo 8-9 piatti, siamo legati alla tradizione, quando c'è la proposta Otello la cosa l'abbiamo sposata subito. Siamo molto contenti di questo, vuol dire che in qualche modo un po' la storia di Masterfish era arrivata e soprattutto che Otello, che il nostro consulente, super consulente, gode talmente di buona fama che basta una sua parola, una sua richiesta per essere una vera garanzia. Giusto, giusto. Cosa ti aspetti da questa serata? Pubblico consueto o anche qualcuno di nuovo che viene attratto da questa proposta insolita? No, più o meno la nostra clientela. I piatti sono interessanti, e ci siamo divertiti a passare in cucina con i nostri clienti e amici questi pomeriggi, quindi una bella serata. Bene, allora ringraziamo il titolare di Settima Fila, lo lasciamo al suo lavoro e noi ci prepariamo per cominciare ad andare a scoprire lo sviluppo della nostra gara. Otello Renzi, da tutti evocato, insomma tutti parlano di te, insomma diciamo che questo Masterfish parte anche e soprattutto sotto i buoni auspici della tua verifica qualitativa. Non è stato difficile perché abbiamo scelto, devo dire,
Io ho proposto, e comunque la Confesercenti, Rossini TV, abbiamo scelto di, al massimo, cioè di cercare di far vedere che a Pesaro si mangia bene, che c'è una tradizione di pesce in questo caso e che la ristorazione è arrivata a un livello superiore. E questi ristoranti, che sono i 5 ristoranti di quest'anno, devo dire che sono tutti allo stesso livello e hanno tutti voglia di fare. Sarà il periodo, ma c'è un entusiasmo, devo dire, dei ristoratori che hanno accettato subito in pratica quello che ho proposto, e ho proposto che vengano veramente fatti sentire e degustare i piatti di una volta. Ci sono dei prodotti, oltre al pesce, anche prodotti del territorio che danno una spinta in più sia alla preparazione, e mi permette anche di parlare dei prodotti del territorio, perché è importante che la gente conosca quello che è di prossimità. Non andiamo sempre al supermercato, andiamo a prendere l'olio che adesso frange, che adesso è pronto, andiamo anche a trovare chi fa il pane, chi fa la polenta. Stasera abbiamo una polenta 8 file di Arcevia, cioè sono prodotti che abbiamo qui. Roberta, come i nostri telespettatori sanno benissimo, questo è uno dei momenti cruciali, perché noi adesso stiamo per vestire i due chef con i panni ufficiali di Masterfish, per cui è un momento delicato, loro si devono entrare proprio nella parte, questo è il punto. Sei pronta? Assolutamente sì, Paolo, io sono prontissima, quindi vado a consegnare il kit agli chef di questa sera, che sono Paolo e Stefania. Vado, eh? Allora Roby, ti faccio un po' da tutore, capito? Adesso sì. Così te impari, così se andando avanti io un giorno non ci dovessi essere per qualche motivo, te puoi andare avanti da sola. Ascolta bene, perché adesso noi siamo con lo chef Stefano, che ci racconta quali sono i piatti, e soprattutto poi c'è il momento, quello delicato, perché lo chef Stefano dirà chi farà cosa, e vedremo poi anche di capire se i due chef amatoriali che andremo poi a conoscere sono contenti o no dell'assegnazione. Allora Stefano! Buonasera a tutti. Allora, i piatti che abbiamo scelto sono i seguenti. Partiamo con un raviolo ripieno di patate arrosto, e con una salsa di coda di rospo, guanciale e mantecati con del pecorino romano. L'altro piatto invece è una polenta con un ragù di lumachini, una salsa all'aglio e una salsa al finocchietto. E questi sono i piatti in gara. Naturalmente poi, visto che il ristorante è aperto a un pubblico che, come dico io, è mangiante e votante, ma è anche pagante, il menù viene integrato. Il menù viene integrato. Prima di questi due piatti abbiamo un'entrata, un antipasto, ed è un cavolfiore arrosto con dell'uva marinata e un suo fondo fatto con lo stesso cavolfiore. Poi chiudiamo con un dolce alla mela, con un biscotto alla nocciola, dell'uvetta e dei pinoli. Una sorta di strudel, diciamo così, rivisitato, reinterpretato. Dei vini non ci dire niente, perché lì c'è Otello, che deve spiegare tutto. Allora, attenzione, rullo di tamburi se ci fosse, perché il momento è delicato. Lo chef assegna i piatti ai due concorrenti. Chi farà cosa? Allora, Paolo farà il raviolo di patate con la coda di rospo e il guanciale. La Stefania la polenta di lumachini con l'aglietto e il finocchietto.
Allora Roberta, visto che poi durante la trasmissione sarai tu la regina della cucina, vai tu a chiedere ai due concorrenti com'è andata, che io non ho il coraggio di chiedergli se sono contenti o no di questa assegnazione. Vado Paolo e speriamo bene. Paolo, allora, parto da te. Sei contento della scelta dello chef che ti ha assegnato? Sì, sì, sono contento. È interessante, tipo una gricia mi viene da dire. Coda di rospo, guanciale, pecorino. No, no, qualcosa di buono verrà fuori. Bene, perfetto, in bocca al lupo. E tu Stefania, sei contenta della scelta dello chef? Insomma, diciamo che i lumachini non sono il mio piatto forte. Però dai, sperimentiamo. Un po' spaventata, ma un grande in bocca al lupo anche a te. L'abbinamento al primo è un crostino fatto con il fegato della coda di rospo, quindi abbiamo salvato tutto del pesce, non si scarta niente. Fegato della coda di rospo cotto in padella con un po' di scalogno, burro, delle erbette aromatiche, poi viene frullato al mixer, servito su un crostino di pane e un goccino di olio monocoltura raggiola. Ho scoperto stasera, proprio parlando con Otello, che il fegato era un piatto caratteristico del suo ristorante, che preparava sua mamma. E lui era molto felice che ho proposto questa soluzione, cioè non lasciare niente al caso, fegato della coda di rospo, trattato in modo delicato e cotto, come dicevo prima, in padella con i suoi odori, con i suoi aromi, e proposto su un crostino di pane, un goccino d'olio. Sono sempre qui con Paolo, il primo chef in gara. Questo è il suo piatto principale, ravioli con coda di rospo e guanciale. Paolo, io però a questo punto ti chiedo di farmi assaggiare il piatto. Lo sto facendo per le telecamere di Rossini TV e non per me, eh. Vado? Provo? Vado, eh. Paolo, non so se sarai tu il vincitore, ma questo piatto è spaziale. Masterfish 2021, il pesce va in onda. Il mio compito è quello di, sì, selezionare i ristoranti, ma anche i piatti che poi propongono i due concorrenti, e naturalmente l'abbinamento con il vino. I due vini che ho scelto per questo abbinamento è proprio del nostro territorio. Siamo, ad esempio, con il primo vino, siamo a Cartoceto, l'azienda è Giordano Gagliardi, un vino naturale, un vino nel rispetto della biodiversità. E pensate che questo vino è un assemblaggio di Albana e Malvasia nel nostro territorio, e ha un colore bello dorato, è un 2019. Se si fa una leggera ossigenazione
si sentono dei profumi subito, direi, di frutta anche matura, ma soprattutto di terreno. Quello che mi piace raccontare di questo vino è che ha una sensazione subito di fruttato giallo. Si immagina frutti gialli o fiori gialli, dalla ginestra alla pesca oppure alla mimosa, un profumo immediato di mela cotogna, e questa cotognata si affianca al tufaceo, all'albicocca, alla pesca gialla, alla mimosa, e c'è anche dentro una bacca di vaniglia, è vanigliato, si sente l'eleganza. E finisco con una cosa interessante, che è il cucunci, che sono i fiori del cappero. E questi profumi mediterranei hanno poi un seguito. Quando lo si mette al palato si ha subito una sensazione sapida, saporita, ed è un sorso tufaceo che normalmente nei vini bianchi non si parla di tannini, ma qui c'è un tannino bianco, cioè le nostre gengive, i nostri denti si legano e c'è una astringenza veramente interessante. Lo abbiniamo al raviolo, ed è il raviolo di patate con coda di rospo e guanciale, e vediamo che cosa succede, se le due componenti stanno bene insieme e alla fine chiudono insieme per avere una bocca pulita che ritorna allo stato iniziale. Siamo già entrati nel vivo della gara, e allora le chiedo com'è questo primo piatto in gara. È un piatto particolare, elaborato, si sente un po' di guanciale, la coda di rospo, i ravioli sono un po' piccoli, insomma. A me piacerebbero più grandi. Comunque è un buon piatto. Adesso, per fare il raffronto, bisogna aspettare l'altro. Questo qui comunque è più che sufficiente. Sono qui con una commensale, allora le chiedo subito un giudizio su questo piatto. No, devo dire che è molto buono. Adesso io non sono una che sa spiegare bene i piatti, però si sente molto la patata, è molto delicato e si sente anche il sugo, è molto, molto buono. Si mangia gustoso, direi gustoso è la parola esatta. Sento dei profumi fantastici provenire dalla cucina, quindi io per forza inizio ad andare dentro. Vado, eh? Secondo chef in gara, Stefania. Stefania, come sei? Sei in ansia, preoccupata per la preparazione del tuo piatto? Abbastanza, dai, poi dopo questi meravigliosi ravioli. È stata dura pulire tutti i lumachini?
Beh, insomma, 10 kg di lumachini si sentono. Sì, sono stati prima sbollentati e poi una volta cotti per 10 minuti, prima, anzi addirittura prima messi a bagno per un paio d'ore e poi sì, uno per uno con lo stecchino lungo è stata abbastanza dura, però ho avuto una mano da tutti gli chef della settima fila. Hai deciso come impiattare il tuo piatto? Sì, allora, abbiamo pensato un paio di mestolini di polenta, poi un altro paio di mestoli di sugo di lumachini, poi una crema al pesto di prezzemolo, erbe aromatiche, dei puntini all'aglione, non troppi perché altrimenti vanno a rovinare il piatto, perché sennò sarebbe troppo forte. Un tocco per abbellire il piatto, una fogliolina o due di aneto e poi un giro d'olio e il piatto così diventa un po' tricolore, rosso, bianco e verde. Quindi direi una delizia per il palato e per la vista. Il secondo vino che si abbina qui alla settima fila al secondo piatto è un vino che viene da Sant'Andrea di Suasa. Siamo praticamente nell'area di Mondavio, sempre nella provincia di Pesaro Urbino, e questa è l'azienda Cantina Savelli. Questo vino che ha una biodiversità molto forte perché è biologico dal 1926, uno dei più vecchi credo del mondo, ed è un biologico certificato. E questa cantina ha una prerogativa, cioè i vini durano nel tempo, e durano nel tempo vuol dire che hanno un estratto secco molto forte, hanno delle acidità e anche dell'alcol importante, fa sì che questo vino sia prolungato, si affina nel tempo. Un vino che ha un colore direi brillante, cristallino, è un giallo trasparente meraviglioso, e questo del vino del 2016 ha dei profumi subito che richiamano dei fiori dolci tipo mughetto, e abbiamo anche della pesca gialla, abbiamo del glicine. Io ho sentito anche fiori di pero, e voi direte: ma come sono i profumi di fiori? E sentiteli, quando ci sono i profumi dei frutti, naturalmente bisogna sentirli. E poi c'è questo amaricante, questo balsamico che arriva, e questo 2016 mi fa sempre molta tenerezza perché è un vino che è ancora giovane addirittura. E oltre a questo si sente della erba tagliata, anche questo solfureo, e poi c'è questo profumo di pera angelica, chissà, forse richiamo un po' di Serlungarina, questa pera piccolina molto dolce, e ancora questi profumi molto dolci. Finisco con questi profumi, con l'elicriso, che è un fiore giallo che normalmente cresce in Sardegna e ha questi profumi mediterranei. Quando lo mettiamo al palato, questo è un vino veramente saporito, sapido. Come tutti i vini, oltre ad avere dei profumi interessanti e complessi, devono avere sapidità. Vado dalle due donne della giuria a chiedere com'è questo secondo piatto in gara. Sarà molto difficile alla fine dire, perché ogni piatto era squisito. È stata una bellissima serata, in bella compagnia. Abbiamo imparato tanto questa sera e devo dire che questo piatto è molto particolare. Molto buona la polenta e anche l'abbinamento del lumachino. Quindi sarà difficile la scelta, molto difficile. Chiedo anche a lei un giudizio su questo secondo piatto in gara, se è stato di suo gradimento. Sì, senz'altro, ottimo, entrambi, appunto polenta con lumachini e poi questi
appunto aglio che si è camuffato sotto formaggio, ma abbiamo scoperto appunto che era aglio delicato, anche l'aglio, che di solito non sono, sono appunto un amante dell'aglio, ma molto delicato. Una bellissima gara, sarà complicato appunto esprimere un giudizio finale, un verdetto finale. Com'è questo piatto? Le è piaciuto? Molto, molto, anche se non sono un grandissimo amante delle, ma devo dire che l'ho amato tantissimo. I lumachini sono veramente buoni, polenti lumachini, eccezionale. Penserà di votare per questo secondo piatto o per il primo? Beh, penso che voterò per questo, per il secondo. Amiche e amici di Rossini TV, l'abbiamo detto, questa è una gara e in una gara bisogna scegliere il vincitore. E per scegliere il vincitore cosa abbiamo approntato? Abbiamo approntato delle vere e proprie schede voto, vedete? Questa è la scheda voto che tiene la nostra Roberta e si può decidere, i commensali decidono se hanno preferito il piatto numero 1 o il piatto numero 2. È veramente molto semplice, non basta però, perché oltre al voto del pubblico c'è anche il voto della critica, diciamo, cioè c'è una scheda speciale sulla quale lo chef annota le sue preferenze e poi c'è un voto ponderato che è quello della giuria di qualità che ovviamente darà anche il suo voto e la somma di tutti questi voti con tutti i pesi e i contrappesi ci darà il risultato e andremo a scoprire a fine serata quale sarà il concorrente che vincendo supererà questa fase delle selezioni e si aggiudicherà la finalissima. Vediamo se c'era nient'altro da aggiungere, mi sembra che, cosa dici, l'avevo detto tutto? Direi di sì e a questo punto aspettiamo di capire quale sarà il piatto più votato. Allora, attenzione perché siamo già pronti con i regali, perché entrambi vincono un cesto di prodotti alimentari di pregio e qualità offerto da Spazio Conad, di valore diverso in base al primo e al secondo, ma soprattutto quello che è importante è che il primo classificato viene direttamente in finale per la finale a 5, per cui con lo stesso piatto farà una finale a 5. Stiamo per proclamare il piatto che vince, attenzione, siamo pronti? Oh, esatto, facciamo. Il piatto che vince è il numero 2! Lei! Non se l'aspettava, è stato un momento di euforia. Allora, a Paolo il cesto col valore morale del secondo, il valore invece reale uguale, e a Stefania il cesto col valore morale della prima classificata. Numero 1, caro Paolo, insomma hai fatto veramente l'impossibile, però nulla, sai cos'è? Che le lumachine erano molte, nel senso che allora quello ha colpito. Era curioso. Ma poi probabilmente ha colpito l'idea che fossero state tirate fuori. Dietro per tirar fuori un lumachino. Non è
una grande pazienza. Secondo me quello ha voluto dire. Però, insomma, continua, perché la tua maestria è stata comunque riconosciuta. Possiamo dirti che lei ha vinto di misura, come si dice in gergo, per cui, insomma, siamo lì. Purtroppo dobbiamo andare in finale uno solo. Questa è la dura legge della gara, è questa qua. Non si può fare. Sono molto contenta. Ringrazio tutta la settima fila e gli chef che mi hanno aiutata, se no non sarei riuscita a fare un così bel piatto. E faccio ancora i complimenti a Paolo, perché i ravioli erano veramente ottimi. Allora, siamo con lo chef, Stefano Bragina. Chef, com'è andata sta puntata? È andata molto bene, è stata una bella serata, innanzitutto ci siamo divertiti, spero che voi siate stati bene. E lavorare in cucina oggi con Paolo e Stefania è stato un piacere, perché dai, aprire le porte della cucina a degli amici, dei conoscenti, delle persone che, insomma, degli appassionati di cibo, perché loro sono appassionati. C'è stato un confronto costruttivo, perché prodotti, cose, tecniche, comunque loro sicuramente hanno preso il nostro modo di lavorare dal ristorante, ma noi abbiamo preso quella passione casalinga, quel mettere insieme le cose. Ci siamo divertiti molto, è stato bello, per me sono stati bravi tutti e due. Io non ho, per me il voto, insomma, era paritario, perché hanno fatto due bei piatti e siamo contenti, anche Daniele è contento, e siamo contenti di aver partecipato a questa iniziativa. Bene, adesso siete in preparazione già fin da adesso, perché il piatto che ha vinto è quello delle lumachine, e di conseguenza ce ne saranno tantissime da sgusciare per prepararsi per la finale del 14 dicembre. Sì, quello è, ma non ci spaventa, anche perché qua le lumachine le abbiamo fatte un po' tutti, nelle mezz'ore libere ci mettiamo giù e ormai la mano ce l'abbiamo, gli stecchini sono buoni e dunque riusciamo a farlo. Dai, siamo contenti, poi gli altri ristoranti che sono in gara sappiamo che sono tutti ristoranti molto validi, dai, diciamo i top della città, e dunque dai, sarà bello, poi sono colleghi e amici, sarà bello ritrovarsi lassù, cucinare insieme e farci, insomma, anche due belle risate. Giuria tecnica, anche questo ti abbiamo fatto fare, Francesca Franquellucci, assessore, questa sera nelle vesti inedite di giurato tecnico di un concorso di cucina, com'è andata? Sì, devo dire è stato difficile, perché erano i piatti tutti buoni, però abbiamo anche seguito, in base alla scelta di ognuno di noi, è stata quella del gusto, però insomma dai, è andata bene, siamo contenti, è stata una bellissima serata, in compagnia di persone che, oltre ad essere simpatiche, ma abbiamo anche imparato tante cose. Questo è importante e fondamentale, che questi eventi avvengano, quindi io rinnovo i complimenti dell'iniziativa che avete portato avanti, perché in questo modo diamo valore ai ristoranti del nostro territorio, facciamo conoscere i nostri prodotti, e quindi va un applauso a tutti voi che avete partecipato e avete anche portato avanti questa iniziativa. Con Silvia Druda, insegnante all'alberghiero, ricordiamo che l'alberghiero è l'Istituto Santa Marta, è partner della nostra iniziativa. Tu però insegni qualcosa che c'entra poco col mangiare. Sì, no, infatti, geografia economica e sostegno. Comunque rappresento l'istituto, è stata una serata piacevole, divertente, ci siamo divertiti e abbiamo imparato appunto tantissime cose. L'abbinamento dei vini è stato veramente interessante, che si è sposato con piatti che ci hanno fatto assaggiare, ricercati, elaborati, tutto molto appunto studiato nei minimi dettagli. In effetti poi alla fine, anche se non c'entra con la materia, siamo capaci tutti di mangiare, no? Esatto, abbiamo mangiato abbondantemente anche. Con Luigi Diotalevi, giornalista del Resto del Carlino, che ha seguito con tanto affetto e attenzione sin dall'inizio questa nostra proposta, e una battuta anche da lui per quanto riguarda così la sua parte di giurato tecnico. Ecco, i due piatti, secondo me, se si poteva, erano da considerare ex aequo per la loro diversità, i ravioli con la coda di rospo. Probabilmente credo che la giuria che ha deciso, che dovrebbe essere sia lo chef che
l'enagostronomo per eccellenza Otello Renzi, abbiano considerato, faccio una battuta ovviamente credo spiritosa, per la difficoltà che ha avuto la Pensalfini con i suoi aiutanti a sgusciare 10 kg di lumachine. Quindi per la finale, il 14 dicembre, ne dovrà sgusciare 50 kg, credo. Masterfish è un programma realizzato da Rossini TV, ma prodotto da Confesercenti, e abbiamo qui con noi il vice direttore di Confesercenti Pesaro, Alessandro Ligurgo. Alessandro, eccoci qua. Finalmente siamo alla seconda edizione dopo una prima edizione che era andata in modo fantastico. Una prima serata della seconda edizione veramente riuscitissima, il titolare del ristorante ci ha accolto benissimo, i due chef amatoriali sono fantastici, due piatti veramente ex aequo, ha ragione Gigi Otalevi che effettivamente erano due piatti meritevoli entrambi di andare in finale. Vi aspettiamo tutti in finale, Confesercenti è ben lieta di stare insieme a voi, insieme ai ristoratori, ai nuovi chef in erba e insieme a voi di Rossini TV. Siamo molto 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 contenti, non vedevamo l'ora di iniziare questa seconda edizione e sono sicuro, visto il livello comunque dei ristoratori e quindi sono sicuro anche degli chef amatoriali di quest'anno, che sarà un'edizione meravigliosa. Siamo veramente in chiusura e per questa chiusura, Roberta, sai cosa faccio? Ti do il microfono, dai, decidi te. Ahia Paolo, che bel compito che mi hai dato. Beh, allora, che dire, è stata una bellissima serata con due chef amatoriali davvero d'eccezione che hanno cucinato con grande passione e grande energia. Quindi direi una prima puntata per la seconda edizione di Masterfish proprio a pennello. Che dici? Siamo pronti già per la seconda? Noi siamo pronti, però ti ho visto che avevi preso gli indirizzi per andare a cena a casa loro. Guarda, ho già controllato. Sì, perché io sono una frana a cucinare, quindi vado a fare ripetizioni da loro. Molto bene, allora grazie a tutti per aver seguito questa puntata di Masterfish e l'appuntamento è alla prossima. Restate sempre a seguire le trasmissioni di Rossini TV. Ciao, buonanotte. Ciao.